Amici di Akiba Stop, bentornati sul nostro canale, finalmente per un nuovo unboxing con queste inquadrature strane, perché stiamo guardando qui un angolo del negozio. Poi tranquilli ci ritorniamo di là per l'unboxing. Finalmente siamo riaperti, è vero Ale? Siamo ritornati. Siamo ritornati e inauguriamo con questo mega unboxing senza precedenti, perché abbiamo, Sei guardate, pacchi? ben sei pacchi. Non si è mai visto un unboxing così lungo, probabilmente sarà diviso in più parti, quindi Esatto. mettetevi comodi e direi che andiamo subito a incominciare. Quindi, sigla. Sigla! Ed eccoci qua tornati in studio, che in realtà è la stanza di fianco, quella dove teniamo tutti i nostri fumetti, per ammirare in tutta la loro potenza questi super scatoloni. Lo ribadiamo, non avrete mai visto un unboxing con così tanti fumetti. Qui ci saranno mille, ma che dico mille, almeno 2000, quasi 3000 euro di fumetti. Quindi ragazzi, come dicevamo, mettetevi comodi, andiamo a incominciare questo video con il pacchettino più piccolo, questo qua in cima. Tanto siamo all'ultima moda, come vedete. Mi raccomando, anche voi rispettate sempre le norme appunto per questo Covid-19, questa emergenza che non è ancora finita. Se vi recate nella vostra fumetteria di fiducia, mi raccomando la mascherina. Allora, dopo questi consigli di sopravvivenza, andiamo ad aprire il primo Sembra un po' pacchettino. un chirurgo, è così. Eh sì, abbiamo anche guantini, una roba, cioè, sai, tipo gli unboxing dei gioielli, quelle Sì. robe fighe così, no? In realtà così non vi tocchiamo neanche i vostri preziosi fumetti, li trattiamo con i guanti qui da Akiba Stop. Allora, qui ovviamente non c'è niente, È no, vuoto? no, 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 c'è. Ci hanno fatto la burlata? Abbiamo qualche cosa, c'è un pacco. Ah, ok, Un figo, mystery figo. pack. Allora, vabbè, guardiamo insieme Martin Mistel, Nuova Avventura Colori, che è la prima roba che salta all'occhio da Bonelli Editore, anche questa qui. Numero 7, tenete conto che queste cose che vedrete in questo unboxing, ragazzi, sono 2 mesi di roba arretrata Più e quindi restock, più ristampe, più esatto, c'è tutto. tutto. Quindi, per i più informati di voi, se vedete roba che è già uscita, è normale, è normale. Poi ci sono anche dei restock, tanta Ricordiamo roba che ci avete sempre, ordinato. Matteo, i prezzi, che adesso è da un po' che non facciamo più video. 4,90 € per le nuove avventure colori di Martin Mister da Bonelli, E e lo voilà. mettiamo qui. Allora, adesso estraiamo, perché qui c'è una roba molto prestigiosa, cioè iniziamo proprio alla grande. Ah! Allora, aspetta, Io ho già capito, solo dal colore ho già capito. sì, è lui. Liberiamoci del primo scatolotto, ma prima ci sono dei DVD, Blu-ray, qualche cosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Probabilmente sono gli allegati dell'anteprima, penso, non lo Sì, so perché. sì, sì. Abbiamo, attenzione, abbiamo un Fast and the Furious Hobbs & Shaw, quindi nuovo spin-off della saga di Fast and Furious. Ormai c'è ben poco di Fast and Furious, è diventata una roba alla 007 di fantascienza. Comunque, molto, molto carina. Mettiamo qui anche questi, poi vediamo se ci stanno. E poi abbiamo la Graphic Art Collection della Cosa, film capolavoro horror di John Carpenter. È un po' vecchiotto, ragazzi, se non l'avete visto recuperatelo, uno dei miei film preferiti. Questa qui è un'edizione da collezione, molto carina anche questa. Mettiamo lì, tanto non basterà mai lo Ma va. spazio Ma sul tavolo, non prendiamocela basterà pure mai neanche comoda. un video, Esatto. quindi. Sì, preparatevi a più video e anche al fatto che dovremmo cambiare la roba sul tavolo, perché non ci starà mai, mai e poi mai tutto. Allora, qui abbiamo un volumozzo e si tratta della prestigiosa, fatta tipo cartuccia del NES, enciclopedia di Hyrule di Zelda. E questo è davanti? Sì, Sì, ok. sì, sì. Allora, lo giriamo, è anche bello pesante. The Legend of Zelda, vabbè, conquistato, eccetera, eccetera. È diviso in 3 parti, storia. Praticamente approfondimenti, curiosità, praticamente il database, tutto ciò che
che le appoggio così vi facciamo vedere. Intanto ragazzi avete già visto il prezzo che è di 34,90€. Esatto, neanche tanto, perché guardate che figata, c'è sopra coperta. Che è un po' buio. Avviciniamo le luminarie, ok. Yes. Comunque sopra coperta, cartonato. Io mi aspettavo almeno 50€. Non so te, però comunque. Sì, in effetti. Prezzo veramente, veramente conveniente. Conveniente, esatto, per tutta questa enciclopedia che ogni buon amante, ci sono anche tutti gli oggetti. Mi spiega tutto, ragazzi. Cioè, c'è tutto. Tutto quello che volete sapere di Zelda qua c'è. E quindi vi aspetta da Kiba Stop. Mettiamo. Oh, e adesso primo pacco, questi sono tutti pesantissimi, ragazzi, perché sono pieni di fumetti. Ok. Solitamente quando c'è pesca grossa ne apriamo due di questi e adesso ne abbiamo ancora cinque. E sono, sono proprio imballati, perché... Sì, sono proprio secchi perché si vede, si sente dal peso. Esatto. Quello che abbiamo aperto era il più leggero, piccolino, adesso questi... Vabbè, oh, quello sono... era l'antipasto. Siamo stati chiusi due mesi, ragazzi. Non si bada a spese qua. Allora, qui c'è un po' di americani. Allora, innanzitutto un po' di buste. Che queste mi sa che sono per il nostro amico Pigi, perché sono buste maxi adesivi Bonelli. Sì, sono le maxi Bonelli. Le tolgo perché altrimenti se mettiamo pure le buste non sappiamo più dove mettere la roba. E partiamo. E partiamo con un po' di fumetti americani. E iniziamo con Conan the Barbarian. Conan il Barbaro per Chrome numero 7. Potrebbero esserci, ragazzi, più volumi della stessa testata, quindi non è detto che magari dopo troviamo l'8, sì, o magari troviamo il 6, adesso non ricordo. Dovrebbe essere perché li ho letti in quarantena, parecchio, siamo in pari, okay. Sì, questo è il 6. Tra l'altro, adesso, tanto visto che siamo in fase Americans, il prezzo l'abbiamo detto, finalmente devo dire che avendo recuperato un po' di fumetti americani, da questi ultimi numeri la qualità è salita, la carta è molto più spessa, quindi... Non sappiamo se per tutti, appunto, le minacce che sono arrivate alla Panini per molto probabile l'innalzo del prezzo, eccetera. Qui ce n'è un altro. E già che siamo in tema Conan, c'è anche il 7 della Spada Selvaggia. Eccolo qui. Sono le due testate dello Svabbaro per eccellenza, che finalmente è ritornato in casa Marvel. Tutte e due molto belle. Forse la Spada Selvaggia è leggermente più classico come genere di racconti, invece quelli di Conan sono proprio nuovi, nuovi. Allora, abbiamo poi Marauders, numero 1, eccolo qui. Che fa parte degli... X-Men... Non c'è scritto. No, è proprio a parte. No, proprio lui, proprio sì, una nuova testata. Che è uscito un po' di tempo fa, chiaramente, ci è arrivato adesso... E il prezzo di questo Marauders è di 5€, un po' la base ormai per tutti. Poi abbiamo questo qui che è X-Men più i Fantastici 4, anche questo qui miniserie, 1 di 4, sempre 5€. Questo faceva parte di qualcosa, tipo degli Incredibili, che cavolo sono? Non lo so perché non c'è più scritto qua. Ah no, Marvel miniserie, 200. Marvel miniserie 231. Mettiamo anche qui, visto che sempre Marvel si tratta. Andiamo avanti. Abbiamo Captain Marvel. 3€, questo perché è super mini, numero 13. E lo guardiamo. Così. Praticamente ve l'ha fatto vedere tutti, tutto, ragazzi. Esatto, finito qua. Sono tre pagine. Poi abbiamo Spider-Man 2 di 5. J.J. Abrams, non so se... apparente, 3€, anche questo super mini spillato. Adesso li metto un po' qui, sì, e sì. Poi probabilmente ci andremo sopra perché poi compattiamo. Allora, Conan, di nuovo Conan, questo l'abbiamo già visto, sono i due numeri 7 che vanno di pari passo. Questo è più sottile ancora, ragazzi. Che cos'è? Iron sempre Man. 3€, Iron Man 2020 però. Ah, infatti numero 1. Numero 1, novità, quindi Iron Man, vabbè, 2020
stavo per dire futuristico, ma in realtà ci siamo. Speriamo che nell'universo Marvel, scusate sul fiatone, ma con la mascherina non è facile continuare a parlare. Inizio ad avere qualche problema. Devo calmarmi un attimo. Allora, poi abbiamo giramenti di testa, solo l'idride carbonica. Iron Man numero 18. Questo qui invece è Tony Stark, quindi quello che già andava. Testata classica. Esatto. E voilà. Ma siamo lontanissimi dalla fine, perché abbiamo Deadpool numero 1. Madonna, ci sarà o non ci sarà? È il 152, nuovo inizio, ennesimo reboot per Deadpool. Ci sarà o non ci sarà? Magari no, adesso è riniziato. Sì, no, infatti non c'è. Infatti non c'è l'uomo ragno, stranissimo, che ormai erano super best friends. È nuovo arco narrativo, mi sa che... Poi qui abbiamo due chicche, che sono le due variant, questo è già uscito, sono le due variant di Absolute Carnage. Quella di Zero Calcare, che è questa qui, fumetto non indugiamo troppo sulle copertine, tanto ve le abbiamo già sfogliati, sì. E quest'altra qui, che è di... edizione variant di Spugna, costo 6,90 euro per questo, mentre questa di Zero Calcare secondo me no, costa, non c'è il prezzo, vediamo se dietro qua 6,90 euro, sì. Questa, le due variant, molto bellina questa qui. Abbiamo Predator, eccolo qua, 19, numero 19, 3,20 euro. Questi qui non sono saliti perché vabbè, come sono, non sono panini. Esatto. Allora, abbiamo Star-Lord, Guardiani della Galassia, numero 2, 2,90 euro, questo costa meno. Perché ancora è ancora vecchio stile. Probabilmente vecchio stile, esatto. Abbiamo Star Wars numero 59, con questa bella copertina di Leia e Han Solo, a 5 euro. Ah, e attenzione ragazzi, per la mia felicità non c'è più Podameron, ce lo siamo levato dalle balle, finalmente. Cioè paghi 5 euro però almeno. Vabbè, adesso sono tutte di pagine, qualità. Esatto, tutto Star Wars. Oh, finalmente ragazzi, io non potevo più, cioè lo leggevo giusto così perché lo pagavo. Star Wars sulla nave di Vader. Quindi questo due Star Wars sono 59 usciti, eh? E questo è il 58, quello prima, sì. Quindi li mettiamo in ordine, lo mettiamo qua sotto, ci sarà anche l'altro, infatti, perché poi andiamo avanti. Darth Vader, giustamente, se c'è Star Wars potrebbero esserci anche 1/2 Darth. Qui sembra più Diabolic che Darth Vader, non so. Minchia, se si notate... chiama L'amore ai tempi di Star Wars. Madonna. All'interno c'è la dottoressa Aphra, che però comunque è una figata, quindi qui siamo contenti che ci sia ancora la dottoressa. Ok, metto di qui. Sì. Qui ce n'è un altro. E giustamente Darth Vader 56, che è quello prima. Anche qui, anche per Darth ne sono usciti. Copertine veramente fighe, queste qua di Darth Vader, c'è da dire. Quelle recenti. Darth Vader ha finito un arco narrativo, adesso c'è questo qui nuovo che percorre tutte gesta diverse. Io ne ho letto il primo del nuovo arco narrativo, penso che siano storie, diciamo, non collegate fra di loro, però sono tutte molto belle. Qui abbiamo un altro Guardiani della Galassia, no, un altro, no, non c'era mai stato, numero 9. Sempre 3 euro, poche pagine. Inizio a metterli qua sopra così tanto voi pian piano li vedete, perché poi iniziamo qui manga, altrimenti è un disastro. Allora, X-Men... numero 4, questo qui è Gli Incredibili, 6 euro. Ci sono sempre queste pagine bianche in mezzo. Molto, molto high tech, è il trend, è il trend. E poi abbiamo anche il numero 3, ecco quante pagine, quello prima, quello è questo, spesso, sì, questo infatti 5 euro, cioè. Vabbè, quello 6, sono tutti e due spessi. Gli X-Men diciamo che hanno dei bei contenuti. Allora,
Qui abbiamo, vabbè, passiamo agli italiani, sempre Star Wars si tratta, ma si tratta di Star Wars. Madonna, il male ragazzi. Colpisce ancora, capitolo 2 di 6. Dovrebbero essercene 3 in teoria, se non sbaglio, usciti. Addirittura? Andiamo a vedere. 1, 2, 3 in teoria. Sì, qui c'è 1 e qui c'è il 3. Quindi questo era il 2? Sì. Yes. Ok, 1, 2, 3, guardate che belle le copertine. Costano tutti uguali, vero? Sì. Sì, sì, costano tutti, non vedo dov'è il prezzo, sarà dietro anche qui, costano 3 euro. Ok. Sì. Ok. Vabbè, risate assicurate. Esatto, qua sì ragazzi. Poi abbiamo il Doctor Strange, anche questo 3 euro, super sottile, numero 20, della nuova era del Doctor Strange. Oh, questo è bello spesso invece, numero 1 di Incoming, il futuro comincia qui. Eccolo qua, nuova testata, anche questa mini Marvel miniserie. Questo qui costa... Dov'è? Non c'è il prezzo, è gratuito. Sotto? Sotto di là? No, no, 7,90. Ok, 7,90, però si sente, effettivamente è bello tosto. Sì, abbiamo capito. Ha quasi il prezzo di un brossurato. Esatto. Lo metto qua. Poi abbiamo Venom 21, 22 e chi più ne ha più ne mette. No, solo 21 e 22. Eccoli qui. Vabbè, ve ne facciamo vedere uno, questo qui che c'ha la copertina più bellina. Venom. Anche Venom 5 euro, giustamente, cada uno. E lo mettiamo qua. Ok, abbiamo ancora un Walking Dead, nuovo numero dello spillato, cioè scusate, spillato della versione edicola. 21 questo sotto qui, assedio, eh? Esatto. È vecchio. È vecchio? Sì. Oh, perfetto, allora si vede che è un restock, perché dovrebbe esserci anche quello nuovo comunque, sarà in un altro scatolone. Sì, dovrebbe esserci il 30. Boh, lo metto qui su Fast and Furious, no, qui a metà. Ok, adesso un po' di manga ragazzi. Iniziamo con un bel restock, abbiamo numero 1 di Death Note. Che non sapremo dove mettere perché... Che piace sempre a tutti. Death Note sempre... Allora, il restock, io in maniera rivoluzionaria quasi quasi li metto qui impilati. Così poi andiamo avanti. Allora, estraiamo questo che è portante. Cofanetto numero 1 con i primi 6 numeri di Dragon Ball. Nuovo ma vecchio. Green. Nuovo ma vecchio. Novità perché appunto Star Comics ha deciso di... far uscire questi cofanetti carino, dai. Carino, allora la carta fa desiderarissimo, anche se in cellofanato è proprio carta, cioè non è un cofanetto in realtà, è una roba di carta, però per carità, per se non l'avete ancora o non state collezionando il color o volete tornare alle origini, questo è molto carino, anche perché ricordiamo che mettendoli tutti vicini vedete si forma la scritta Dragon Ball. Quindi lo mettiamo qua, dai. Ah, prezzo. Vediamo il prezzo di questo cofanetto. 25,80€. Qui c'è un altro cofanetto. E parliamo dello Starter Pack di Demon Slayer. Con 1, 2, 3, 4, 5. Qui ce ne sei, però. Esatto. Ragazzi, se vi siete persi di Demon Slayer, è esatto. Il momento. Anche perché in Giappone è agli sgoccioli. Se non è finito, finirà a breve. Eh sì, mi sembrano 20 numeri, mi sembra. E come si dice, sta piacendo tantissimo a tutti. Niente di rivoluzionario, però soprattutto l'anime, che è molto ben disegnato, l'ha lanciato alla grande. Il cofanetto costa 19 euro invece che 22. Un... Okay. E 50, come vedete, c'è anche le bestie qua che volano. E niente, da non perdere, se volete iniziare Demon Slayer potrebbe essere un buon inizio questo qua. Allora, qui estraiamo dal cilindro un I Cortili del Cuore 2 di 4, secondo numero della... Anche questo è già uscito un po' di tempo fa. Sì, comunque, esatto. Il secondo numero dei Cortili del Cuore, di questa nuova edizione Perfect... Per la modica cifra di... Che costerà almeno 14 euro. No, 12,90. Lo mettiamo qua. Poi qui abbiamo un altro box di... Cofanozzo. Lo metto qua di fianco. Another Cofanets. Oh, qua cosa abbiamo? The Breaker numero 8. Allora, ragazzi il numero 8... Il numero 8 era introvabile. Esatto. Infatti ne abbiamo presi un paio, un po', perché tutti lo aspettavano. Cioè, chi ha iniziato la serie che non l'ha fatta all'uscita, l'8 era introvabile. E quindi due volumi di The Breaker. Manga di combattimento molto, molto bello.
A questo proposito andatevi a vedere il nostro video sui manga di combattimento, perché The Breaker è tra nella top 10 e scoprirete perché. Allora, qui abbiamo Love Stories numero 1. Novità da Flashbook. Mi sa tanto di Boys Love questa roba qua. Sì, così sì. Andiamo a vedere dietro. Allora, a parte il fatto di essere compagni di classe, Yamato Yoshinaga non ha nessun altro contatto con Yujiji. Yujiji. Ah, tuttavia Yujiji tipo fan. Esatto, Yujiji. Gabbenen, ok. Quest'ultimo scopre per caso, ascoltando una conversazione, che Yamato è gay. E quindi, vabbè, vi lasciamo intuire. Prezzo? Prezzo 6,90€. Ci sa che le donne venite, perché questo lo sappiamo che vi piace. Vai. Allora, c'è un po' di numeri di che cosa? Di persone. No, scusate. No. C'è anche persone. Ti sei minchionato. Ma prima c'è Super Lovers. Minchia, rimaniamo Supa in tema, ragazzi. Super Lovers numero 12. Rimaniamo in tema, eccolo qua. Sfogliamo, tanto questi sono. Sfogliamo, tanto sono. Sono tranquilli. Sì, non c'è niente di eccezionale. Sta a vedere. Ma no, ma va, qua al massimo si sbaciucchino, ragazzi. No, perché delle volte sapete che, visto che ci guardano anche dei ragazzi, non possiamo far vedere le scene di alcuni manga. 6,50€ numero 12. Anche questo è un boys love molto apprezzato dal pubblico femminile. E ce n'è ancora due, proprio abbiamo esagerato. Tutti lo fanno. Tutti lo fanno. Allora, Persona 5 numero 4. Anche questo novità, non so di quello, non stiamo a dire della settimana, perché ormai sì, no, esatto, è uscito in questi mesi, eccolo qua. Numero 4 di Persona, fortunatissimo videogame di Atlus, che è uscito anche tra l'altro in versione Royale per PlayStation 4 in italiano. Ragazzi, non avete più scuse di non giocare Persona. A mio avviso forse il miglior GDR giappo da qui, da tanti anni a questa parte. Veramente giocatelo, perché è una figata pazzesca. Poi. Qui abbiamo un blocchetto di Attica. Torniamo a casa, torniamo in casa Bonelli, e quindi li piazzo qui sotto e ne sfogliamo assieme uno. Non mi facci scherzetti. Il cos'è? Il numero 6, l'ultimo, quindi. Attenzione, manca anche, ci sarà anche il 5, spero. Sì, a noi non è mai arrivato, cioè dovrebbe essere uscito anche questo. Bonelli, a differenza delle altre case, ha continuato a far uscire i suoi fumetti, privilegiando come sempre le edicole, e quindi una tirata d'orecchie per quanto riguarda le fumetterie. Prezzo 4,90. Tac. Andiamo avanti con il numero 4 di Astral Lost in Space. Anche questo opera parecchio sorprendente, perché a una prima occhiata può sembrare banale, morbidissima come tutte le ultime uscite Star. Prezzo 5,90. E nonostante il fatto, anche il disegno bello ma semplice, appassiona. Io lo sto leggendo, non mai più pensavo, ho detto leggo il primo così ma non mi piacerà, invece figo, ragazzi, soprattutto se vi piacciono, se vi piace la fantascienza, molto Star Trek come genere più che Star Wars, e niente, io ve lo consiglio. Speriamo poi che finisca degnamente, perché chiaramente poi finché non finisce, comunque sono ancora due numeri, quindi ecco. Questo invece, ragazzi, lo consiglio sempre a tutti, nessuno se lo caga, però è un grande capolavoro secondo me. Uchu e Kyodai. Ma chi preferisci, Uchu o Kyodai? Ma in realtà non sono i loro nomi veri, perché si chiamano Muta e Ibito, i due fratelli. Uchu e Kyodai vorrà dire fratelli nello spazio, tipo qualcosa sì, del genere, probabilmente. Eccolo qua. Sempre belle le copertine. Sempre belle, super sbellucicose. Numero 34. Tra l'altro penso che siamo quasi alla fine anche di questo. Lo dici, penso, già da 5-6 volumi. E invece continua sempre, quindi potrebbe sempre stupirsi, non lo dico più. Numero 34, prezzo 4,90€ da Star Comics. Accattatevillo, come si suol dire. Allora, qui abbiamo un po' di Food Wars. Questi sono restock. Sì. Abbiamo il 26, due numeri. Abbiamo il 25. Vi faccio vedere le copertine intanto che sfoglio. Sì, vedere le copertine. Questo qui invece è il 24. Tutti 4,50€. Tutti 4,50€. Non so se ce n'è altro. Vabbè, poi vediamo. Intanto io li piazzo qua nella pila dei restock, come l'abbiamo denominata oggi. Allora, anche qui abbiamo un po' di restock. Attacco dei giganti 6 e 7. Li piazziamo qui. E sicuramente Black Clover 1, ritorno.
Ma questo è, scusa, mi sembra un po' strano. Occhio, perché mi sa che c'è anche... Ah, Quarter Knight dal futuro al passato. È un bello spin-off. È un bello spin-off questo. E guardiamo. Quindi new. Nuova novità. Nuova novità. Vediamo se dice un po' di cosa si tratta. Trifoglio racchiude la compagnia del Toro Nero, emissione, lo spin-off di Black Clover ispirato all'omonico videogame. Non sapevo ci fosse il videogame di Black Clover. Sì, comunque, sì, bello. Se siete fan... Ironico, ragazzi, bello, ironico. Va bene. Aspetta, Favighi, prezzo? Sarà un 4,50. 4,90. 4,90. Perché si sa che adesso Panini, meno di 4,90. To Your Eternity, la Star Comics numero 7, 5,50€. Perché c'è la sovracopertina. Esatto, però è morbidoso. A me piace un sacco sta roba dei fumetti morbidosi, come si probabilmente avrete capito, ragazzi, quindi viva i fumetti morbidosi. Lo mettiamo qua. Allora, qui abbiamo un po' di numeri 84 di One Piece, anche questo novità, è il White, la White Edition, o new, come si dice, edition, sì, come si suol dire, New Edition. La piazziamo qua e vi facciamo vedere velocemente. Prezzo cos'è? 4,30 forse? Mi sembra 4,30, perché Star non dovrebbe averlo fatto salire, ed infatti è così, 4,30€ per l'84 di One Piece. Andiamo avanti. One Piece mi scappava un po' da andare in bagno, ok? Attenzione, perché... No, ma stai scherzando. Non sto scherzando. Ma si sono sbagliati. C'è una palanca di super lovers, ragazzi. Spero che a voi piaccia. Telefonateci, perché ne abbiamo a biglietto. Secondo me si sono sbagliati, non è possibile. Temo anch'io. Però, vabbè. Nell'insieme dice, ma sì, buttiamoci un po' di super lover, tanto c'è 3.000€ di roba. Vabbè. Noi ridiamo, però intanto... Esatto. Allora, Domestic Girlfriend numero 15. Dovrebbe essere l'ultimo... Fammi ridere che viene il video tutto mosso. Dovrebbe essere l'ultimo numero questo. Sì. Però mi hanno detto di no. Cioè, i nostri clienti invece ci hanno detto di no. Adesso vado a vedere. In diretta. Vabbè, c'è una cosa zozza alla fine. Che... Conclude in bellezza. No, no, continua, continua. Però c'è una bella immagine zozza che non possiamo farvi vedere. Vabbè, però sfoglio. Eh? Sfoglio. Ah, sì, sfoglio. Però, vabbè, cerchiamo di non arrivare alla fine. Non arrivare alla fine. Cioè, non è zozza, per carità, si può far vedere. Però, meglio lasciare in mistero. Boh, basta. Quanto? 4,50? 90? 5,50. Madonna, ragazzi. 5,50 Domestic. E questo, ragazzi, compratelo tutti, mi la raccomando. La rivelazione dell'anno. Samurai 8, il numero 3. Siamo ironici perché ovviamente in Giappone l'hanno droppato. Esatto, in Giappone se fermano all'8, cos'è? Giustamente, no, magari come Samurai 8, no? Arrivati all'ottavo Samurai, no, l'hanno droppato prima. Sì, sì, perché è sempre in fondo alle classifiche. Comunque, quindi... si narra la leggenda che in Italia andrà avanti, però no, non è vero. Lo disegniamo noi. Potete farvi avanti per disegnare Samurai 8. Fateci esatto. sapere nei commenti se a voi piace. E siete contro il drop che è successo purtroppo in Giappone, o nel senso magari la vostra serie preferita e vorreste vederle andare avanti. Fateci sapere. Samurai 8 che costerà 4,90. Costerà, no, secondo me è meno. No, invece 4,90. Ormai è Panini. Alex ne sa, è Panini. È Panini, è Panini. Panini meno di 4,90 non va. Restock Death Note 5, ragazzi. Quanto costa? Mica questo costava almeno 5€ ristampato. 4,90 anche lui. Vedi? Allora, abbiamo un'altra ristampa, un altro Death Note 5, e anche queste sono ristampe 32 e 56 di Bleach, 4,90€ cada una. Vedi? Infatti, ristampa 4,90€, ormai l'abbiamo capito. Allora, qui cosa abbiamo? Gintama, ragazzi, e Soul Eater 22, ristampa Soul Eater, quindi anche questo, infatti, 4,90€. E Gintama invece dovrebbe essere, se non nuovo, recente comunque. 4,90€ anche lui. Eccolo qua, il numero 59. Sì, in realtà è nuovo, cioè nel senso... Sì, è nuovo, non c'è niente, boh, è tutto nuovo e... È nuovo nel senso degli ultimi due mesi, ragazzi. Non diciamo nuovo, infatti, per quello. E costa? Perché e costa, Star? Star, secondo me, è un 4,90€. Però c'è la sovracoperta. Però c'è la sovracoperta, esatto, per quello. Dai che forse riusciamo a farci stare il primo pacco nel primo video. È finito, sì, perché qui abbiamo il blocco dell'attacco dei giganti, ragazzi. Ma Variant o Normal? Bella domanda, penso che sia la Normal questa. Aspetta che tolgo lo scatolo. Perché c'era gente che bestemmiava che la Variant... Adesso l'apriamo e vediamo. No, ma sono tutte uguali queste. Aspetta, va. C'hai 2 minuti di tempo. C'ho 2 minuti? Sì. Minchia.
Anche per salutare. Sì, sì, per far tutto. Allora, perché non volevo distruggere tutto, però sappiate che se trovate il vostro volume d'attacco dei giganti rovinato è colpa di Alex. Che esatto, che gli ho detto i tempi. Esatto. Ok, ecco qua. Direi no, boh, ma a me sembra normal onestamente. Poi vediamo quanto se c'è costa, anche la vedi subito da costa 4,90€. Quindi è la normal. Quindi è la, ormai è la normalità. Ok? Allora, li mettiamo qua, esatto. Ve ne facciamo vedere uno. Sì. Tanto questa la copertina un po', vabbè. Ah, c'è subito uno con mezza, sì, faccia mangiata, bellissimo. E qui lo dico, qui lo nego, ma secondo me siamo quasi alla fine anche dell'attacco dei giganti. Comunque, con il numero 30, ma terminiamo qua la prima parte del video. Esatto. Ma ne abbiamo ancora 4. E verranno fuori 4 video. Va bene ragazzi, e allora che dire, fine della prima parte, rimanete con noi perché come vedete c'è ancora un po' di roba, ben 4 scatoloni come quello che abbiamo aperto adesso e quindi ce n'è di roba da vedere. Per adesso, tirando le somme, Attacco dei Giganti sicuramente la roba da voi più attesa di tutto il pacchettone, però chissà cosa uscirà da questi altri pacchi, quindi rimanete con noi, vi diamo appuntamento alla prossima parte del video, parte 2. A presto, ciao! Akiba Stop! Akiba Stop! Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop! Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it.